San Filippo del Mela, l'Istituto Scolastico di Enrico Fermi presenta i cortometraggi Gli scacchi della vita e Sensi di colpa. Protagonisti i giovani studenti dell'Istituto Comprensivo Enrico Fermi che nel piazzale San Francesco di San Filippo del Mela, alla presenza di un pubblico attento del vice sindaco Valentino Colosi in rappresentanza dell'amministrazione comunale, hanno presentato due cortometraggi, Gli scacchi della vita e Sensi di colpa. I prodotti cinematografici sono stati il risultato finale di un'idea progettuale voluta dal Ministero dell'Istruzione del Merito e dal Ministero della Cultura. Sì. I ragazzi hanno imparato tantissimo perché il linguaggio cinematografico ha dato loro modo di valutare molte cose, proprio per vedere un po' anche la legalità a proposito di loro, ragazzi di terza. Hanno imparato a vedere in maniera diversa un film, fare della critica di un film. E dopo, attraverso la formazione che hanno avuto, hanno scritto una sceneggiatura, quindi hanno saputo fare anche quello. Sì, allora è stato difficile mettersi d'accordo, però ne è valsa la pena, perché il lavoro che è uscito fuori è stato magnifico. Abbiamo cercato, ecco, di metterci in gioco, ma lo abbiamo fatto con tanta dedizione e con tanto amore, perché i ragazzi già da anni erano abituati, dal primo anno erano abituati a mettersi in gioco, a svolgere un ruolo importante, quello di essere protagonisti. Un ragazzo di 13, 12 anni, 14 anni si può sognare di fare cinema nel proprio paese. Cioè, qua, come ho detto, ripeto, io ci sono messo 10 anni per arrivare a fare cinema, con tutta la gente che mi diceva vai a Roma, qua non ne farai mai, non farai mai niente. Invece io a 24 anni ho fatto il mio primo film e poi a causa di altri problemi a 30 anni ho fatto il mio secondo film. Cioè io già ho due film alle spalle. Quindi è una cosa che per loro che non si vede tutti i giorni, farlo a 14, 13, 12 anni. Io ho condiviso le sue parole con riferimento al fatto che questi nostri talenti rappresentino il futuro della comunità siciliana, ma filippese, ma non solo. Dal mio punto di vista sono il presente. E quindi ogni loro suggerimento, ogni loro punto di vista è uno spaccato importante che la politica non può non tenere in considerazione. In questi anni la Sicilia sta diventando sempre di più palcoscenico di film a livello nazionale e internazionale.